Oggi è una giornata davvero particolare perché si celebra in tutto il mondo, l'abbiamo detto in apertura, la giornata mondiale dell'acqua. Il 22 marzo di ogni anno, dal 92, gli stati che compongono l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono chiamati a promuovere questo elemento, ma veramente prezioso. Intanto 30 secondi di immagini spettacolari e poi vi presento il nostro ospite. Parliamo di questo bene che avendolo noi qui in Italia in abbondanza, salvo l'estate scorsa dove forse abbiamo apprezzato cosa significa la mancanza d'acqua, però ne parliamo con Pierluigi Sassi che è presidente di Earth Day Italia. Innanzitutto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, che cosa fa Earth Day Italia? Earth Day celebra la giornata mondiale della Terra delle Nazioni Unite il 22 aprile di ogni anno e da qualche anno ha aggregato tantissime realtà del paese, siamo ormai oltre 250 organizzazioni in questa grande manifestazione che si chiama Villaggio per la Terra, dove noi siamo un po' arretrati, diciamo, come organizzazione per dare spazio alla grande partecipazione che si è innescata. Abbiamo visto che la CLIP finisce con obiettivo 2030, no? Siamo tutti ormai impegnati nel raggiungimento di questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite hanno sancito nel 2015, ecco, noi insieme all'ASVIS cerchiamo di aggregare tutte le realtà che si impegnano per queste battaglie fondamentali dell'umanità e nel celebrare lanciamo tante campagne, tante iniziative. Come mai è così difficile, diciamolo fuori dai denti, sensibilizzare su una cosa da cui dipende la nostra vita? Noi stessi siamo per il 90% formati da acqua. Beh, l'acqua è sicuramente l'elemento fondamentale, è un elemento di vita, è un diritto, ma sempre di più il pianeta lo sta cominciando a vivere, a trattare come un prodotto e anche come una leva di potere. Oggi l'acqua può essere in tutto e per tutto assimilata al petrolio, ci sono fenomeni proprio economici, fenomeni anche di conquista, di colonialismo, che vanno a prendersi le fonti d'acqua che scarseggia sempre di più. Luigi Sassi diceva che l'acqua è un diritto e ci mancherebbe altro, però questo significa che in alcune zone del mondo l'accesso all'acqua non è un diritto, è un'alea, è forse questione di fortuna. E quali sono le cause? Stiamo vedendo anche alle nostre spalle immagini di siccità. Alcune zone nel mondo sono siccitose per definizione, però altre zone no. La siccità è un fenomeno che ormai con il riscaldamento globale, con l'inquinamento e anche con stili di vita che non hanno attenzione verso il risparmio idrico sta diventando un fenomeno imperante. Dobbiamo considerare che l'acqua nel nostro pianeta ha una quantità incredibile, ma solo una piccolissima, infinitesima parte riesce a raccogliersi nelle falde, nelle riserve e a diventare disponibile per l'uso potabile, per l'uso sanitario, per l'uso igienico. Questo vuol dire che se noi non trattiamo bene l'acqua, se non la usiamo con la giusta parsimonia, diciamo, e non la distribuiamo come un diritto, l'acqua comincerà a diventare una fonte diciamo, di ricchezza molto scarseggiante nel pianeta e di conseguenza innescherà dei conflitti. Già oggi esiste il fenomeno del water grabbing, che è il fenomeno dell'andarsi a accaparrare le fonti di acqua, e esistono oggi proprio esce un libro dell'Osservatorio Internazionale sul water grabbing che metterà in luce come esistano oggi 500 conflitti diciamo, giuridici, diciamo, fra gli stati confinanti per le risorse d'acqua che sono al confine, quelle frontaliere, e esistono oltre 600 conflitti fra imprese private e stati
per accaparrarsi le risorse idriche. Stavamo vedendo, queste sono immagini, diciamo così, in movimento, ma prima delle foto che cristallizzavano dei momenti, se vogliamo, che fanno riflettere, ma anche delle foto molto belle che hanno vinto dei premi. Di chi sono e di che premio stiamo parlando? Queste sono foto stupende di un fotografo, Podavini, che noi abbiamo premiato con il nostro premio. Fausto Podavini. Sì, diciamo, noi abbiamo questo premio Reporter per la Terra che il 5 giugno, la giornata mondiale dell'ambiente, assegniamo a chi è riuscito a mettere in luce dei fenomeni particolarmente significativi, quindi a impattare giornalisticamente o attraverso le foto sulla sensibilizzazione su temi emarginati. Ecco, qui siamo in Etiopia. Siamo nella Valle dell'Omo, dove è stata costruita una grande diga, dove sono andati gli europei, i cinesi, a costruire una grande diga. Questo ha portato molta ricchezza in Europa, molta ricchezza alla Cina e qualcosina anche alla capitale dell'Etiopia, ma ha totalmente privato d'acqua le popolazioni che da secoli avevano stabilito un equilibrio straordinario, esemplare, tanto da diventare patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, e oggi queste sono state ricambiate con una strada che non è nemmeno in grado di far correre le macchine, far camminare i camion, perché con la temperatura che non è stata considerata addirittura non ci si può camminare sopra. Quindi queste sono popolazioni oggi private dell'acqua, private delle foreste, per arricchire multinazionali e paesi che non riguardano loro. E allora noi ringraziamo Pierluigi Sassi per averci fatto questo promemoria, per scegliere noi come possibili, come cittadini possiamo fare quel poco, ma che dobbiamo fare nel risparmio, ma anche un allarme per gli stati affinché appunto un diritto non diventi una causa di guerra e di infelicità globale, come invece in alcuni stati del mondo sta accadendo. Grazie a Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, e adesso andiamo dalla nostra Antonia Varini. Grazie Benedetta.